Wei, bella a tutti, ragazzi. Benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi abbiamo davvero un sacco di argomenti di cui parlare riguardanti il futuro di Fortnite. È esploso un casino da ieri pomeriggio, forse non lo sapete, per quanto riguarda Epic Games ed Apple, vi spiego tutto, vedremo delle nuove cose che arriveranno in game e ovviamente non mancherò di parlare dell'arrivo finalmente della Season 4. Prima, però, volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xiuderone. Grazie mille, ragazzi, per il vostro sostegno. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del grandissimo argomento di oggi partendo da quello che è successo ieri mattina. Ieri mattina tutti noi abbiamo ricevuto questo piccone. Come vedete è un piccone molto particolare perché alla sua sommità c'è questa meteorite. Abbiamo già visto in qualche video precedente un nuovo deltaplano, quello che si può cavalcare con un altro meteorite che ancora non è disponibile. Insieme all'arrivo di questo piccone che è stato fatto per per festeggiare una delle cose più incredibili successe su Fortnite è arrivato anche l'abbassamento dei prezzi questo dei V-Bucks, questo ovviamente è l'evento che è successo e per cui ci hanno regalato il piccone come vedete ragazzi 1000 V-Bucks costano 7,99 e via via fino a 13.000 V-Bucks e mezzo che costano 79,99 e non più 100 euro. Questo vuol dire un abbassamento del 20% dei prezzi dei V-Bucks per sempre. Perché è stato fatto questo abbassamento? Perché Epic Games ha potuto finalmente inserire il proprio, la propria modalità di pagamento all'interno del gioco. Adesso è un argomento molto complesso. Diciamo che gestiscono indipendentemente. Tutte, tutte le transazioni, tutti i movimenti di soldi dal loro interno. Questo vuol dire automaticamente che non devono più pagare o appoggiarsi a un servizio esterno che gli gestisca appunto i, il grande traffico di soldi che passa appunto per l'acquisto dei V-Bucks nel negozio questo ovviamente ha potuto permettere a Epic Games di fare una mossa geniale a favore del giocatore che è stato appunto l'abbassamento dei V-Bucks, perché giustamente loro non devono più pagare chi li gestisce e quindi hanno deciso invece che intascarsi un 20% in più ancora ridarcelo, quindi abbassare il prezzo dei V-Bucks. Questa cosa è stata ovviamente presa con applausi enormi eh, da parte di praticamente tutto il mondo, tranne che Apple perché non è stata presa bene per Apple? Eh, perché è, stato, è successo un casino. Allora, innanzitutto eh, Apple prendeva il 30% dei ricavi di Fortnite di qualsiasi transazione. Togliendogli questa cosa, Apple praticamente distribuendo gratuitamente Fortnite sui propri dispositivi non ci guadagna più niente e ha deciso... Di bloccare dalla patch 14, quindi dalla patch del 26 agosto, Fortnite per tutti i dispositivi che montano un software iOS. Quindi parliamo degli iPhone in poche parole. Questo ha creato un casino generale. Innanzitutto, Fortnite ha fatto uscire questo video. Ve lo voglio far vedere che è uno sbeffeggiamento per Apple. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Epic Games ha dato fastidio all'App Store di eh, iOS di Apple, quindi e questo ha appunto causato come vi ho appena detto, il blocco del gioco. È ovvio che Epic Games ha già preparato una causa legale contro Apple, ma arriva un messaggio direttamente eh, che vi ho tradotto in italiano che dice, oggi Epic Games ha compiuto lo sfortunato passo di violare le linee guida dell'App Store che vengono applicate allo stesso modo a tutti gli sviluppatori e progettate per mantenere il negozio sicuro per i nostri utenti. Di conseguenza, la loro app Fortnite è stata rimossa dallo store. Epic ha abilitato una funzionalità nella sua app che non è stata esaminata o approvata da Apple e lo ha fatto con l'espresso intento di violare le linee guida dell'App Store relative ai pagamenti in app che si applicano a ogni sviluppatore che vende bene o servizi digitali. Epic ha usato app store da un ep Epic a app sull'App Store da un decennio e ha beneficiato dell'ecosistema dell'App Store, inclusi i suoi strumenti, i test e la distribuzione che Apple fornisce a tutti gli sviluppatori. Epic ha accettato liberamente i termini e linee guida dell'app store e siamo lieti che abbia costruito un business di tale successo sull'app store il fatto che i loro interessi commerciali ora li portino a spingere per un accordo speciale non cambia il fatto che queste linee guida creano condizioni di parità per tutti gli sviluppatori rendono il negozio sicuro per tutti gli utenti quindi ragazzi staremo a vedere cosa succederà questo comunque è l'hashtag che sta girando dappertutto free fortnite fortnite è nato come un videogioco free è nato come un videogioco libero non può essere incatenato e quindi non può essere bloccato su, eh, su un dispositivo per il quale è stato rilasciato gratuitamente io mi associo a tutti quelli che eh, a tutti i leakers mondiali a tutti i giocatori a tutti quelli che stanno vivendo in prima persona eh, questa situazione e speriamo che Apple decida di fare una modifica e lo rimetta disponibile per tutti Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva nella, no nella sezione delle notizie presto disponibile Penny, il costruttore originale, scende sul campo di battaglia. Come sapete ragazzi Salva il mondo è stato creato ben prima di Fortnite Battle Royale, c'erano degli eroi di Salva il mondo, tra cui Penny, una di quelli che siamo abituati a vedere qui. La vediamo in un'immagine eh, presa appunto dalla sagoma che vi ho fatto vedere prima. Non sappiamo bene la data di uscita di Penny, ma la possiamo già vedere perché è già presente nei file di gioco: è stata decriptata. Qui la vediamo anche nella sezione dello shop. Un hitbox veramente importante per questa skin, ma comunque un gradito. Arrivo sul Battle Royale. La cosa molto interessante è che arriva anche questa immagine, quindi oltre a Penny potrebbe arrivare anche il costruttore maschio. Eh, anche lui ha un hitbox enorme, direi. Skin veramente gigante, ma due graditi arrivi che speriamo appunto facciano presto la loro comparsa. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi e dirvi delle novità riguardanti alla chiusura di questa season che vi ricordo. Sarà il 26 agosto. Non ci saranno ritardi, almeno, perlomeno, è tutto ufficiale che funzioni correttamente. Tra pochissimi giorni o forse ore vedremo il primo rift nel cielo che si dovrebbe aprire esattamente sopra ehm, rapide rischiose. Porca miseria mi sono dimenticato il nome. Sì, rapide rischiose. Non sarà l'unico, ce ne sarà un altro che invece si aprirà eh, molto vicino a Gatto Grill, si uniranno poi i due rift creando Chissà che cosa non lo sappiamo, ma sappiamo che arriverà una nuova location che si chiama Hightower, quindi torre alta. Non sappiamo quando o se sarà la location che verrà inserita nella nuova season, ma si sono scoperte due nuove stringhe di codice. Come vedete, Atena Comando F che sta per female quindi per femmina Hightower Squash e invece M High Tower Grape quindi due nuove skin dedicate purtroppo non abbiamo delle foto di queste skin ma sappiamo che stanno per arrivare e andiamo avanti a parlare dell'ultimo argomento di oggi ragazzi perché Epic Games fa un altro grandissimo regalo a tutti i propri utenti per 24 ore quindi avete ancora qualche ora di tempo potrete scaricare in maniera totalmente gratuita troy il spero non mi bannino il canale la monetizzazione qua il video il un gioco triplo a ragazzi un gioco di strategia dove dovete comandare ovviamente un esercito per portare a segno degli attacchi eh, mi sembra che la data di uscita di questo gioco sia stata il 13 agosto 2020 quindi ehm, ieri se non ricordo male eh, Totalmente gratuito, scaricatelo se volete provare una bella esperienza di gioco. E un ringraziamento ad Epic per questo nuovo regalo. Insomma, ragazzi, io anche per oggi tutte le news ve le ho date. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch. Ciao!